La Camera della Fama e delle Arti è stata la prima sala che Vasari ha decorato nella propria dimora aretina. Alzando lo sguardo, al centro della volta si vede l'Allegoria della Fama, seduta su un globo, mentre annuncia la gloria dell'artista al suono di una tromba. Nei pennacchi laterali sono le personificazioni delle arti, fra cui l'architettura, che è riconoscibile dal compasso puntato sulla pianta di un edificio. Anche nell'apparato decorativo della Casa del Vasari a Firenze compare l'allegoria dell'architettura, a sottolinearne la rilevanza nel novero delle arti. I frontespizi delle due edizioni delle Vite di Vasari, dove sono raccolte le biografie degli artisti più importanti dal Medioevo al Rinascimento maturo, costituiscono un'ulteriore attestazione della posizione di rilievo riconosciuta dall'artista all'architettura. Anche nell'operosità di Michelangelo, riferimento indiscusso per Vasari, l'architettura ha avuto un ruolo determinante. Per questo, Vasari prevede, per la tomba del Buonarroti in Santa Croce a Firenze, una figura femminile che impersona l'architettura, riprendendo un tema iconografico declinato anche da altri celebri artisti medicei del tempo. Michelangelo, nel suo essere pittore, scultore e architetto, viene presentato da Vasari come ideale punto di arrivo della propria genealogia artistica, fattuale e ideale, restituita nella Camera della Fama e delle Arti. Nei sette ovali si vedono Lazzaro Vasari, suo bisnonno, Luca Signorelli, suo zio, Spinello Aretino e Bartolomeo della Gatta. Compare inoltre Andrea del Sarto, uno dei maestri di Vasari, e la serie comprende anche il ritratto dello stesso Giorgio. Osservando i ritratti della sala, sembra di sfogliare le pagine di apertura delle biografie artistiche delle Vite, opera monumentale che ha fra i suoi obiettivi quello di promuovere la figura dell'artista come intellettuale e cortigiano, nonché il mito di Michelangelo, non solo pittore, scultore e architetto, ma anche poeta. Vasari, dunque, in qualità di committente di se stesso, acquista e allestisce gli spazi della casa di Arezzo come residenza di rappresentanza e con la sua decorazione intende trasmettere una precisa immagine di sé, quella dell'artista, del letterato, ma anche dell'architetto, aspetto della sua professione ulteriormente celebrato nel ritratto degli Uffizi, presente in una copia seicentesca anche a casa Vasari. Oltre all'architettura, Vasari ha più volte celebrato la figura stessa dell'architetto. Spicca in tal senso l'affresco di Palazzo Vecchio. Vasari qui si rappresenta con la pianta di un edificio. Volge lo sguardo allo spettatore, come a enfatizzare la sua immagine di primo responsabile dei cantieri di Cosimo I.